Buonasera amici. Buonasera carissimi amici. Eccoci qua. Come tutte le sere ormai è diventata un'abitudine. Per gli amici che sono in diretta in questo momento, le 23:36. Siamo in diretta oggi, è 16 agosto, letteralmente Radio B-Yoga Network. Il nostro indirizzo di posta elettronica. Radio Yoga Network @gmail.com. Letteralmente radio. Un saluto particolare a un'amica di nome Lucy. La saluto, come si può dire? Buon ascolto di notturna, che altro titolo potrei dare a quest'ora ormai. Per quelli che non riescono a chiudere occhio un po' con il caldo, un po' perché non si ha voglia, i pensieri, i problemi del giorno ti portano a stare svegli. Stasera volevo parlare un argomento che, non so, magari si può interessare a qualcuno, a me parecchio, ma penso anche chi magari non immagina un certo tipo di lavoro. Vorrei entrare nella classe di merito degli autisti, ma non autisti di pullman, di camion, no, autisti con il nome di... se non sbaglio è CNC, non mi ricordo più, aspettate, conducente con mamma mia, che no ragazzi, ho un vuoto di memoria. Sono un po' studiato. Autista, sì. Ok, sarebbe appunto un autista a noleggio, che sono quei signori con quelle macchine blu, belle, eleganti. Ecco, vorrei parlare di loro. Esatto, noleggio con conducente NCC, quello lì. Sì, perché tanti pensano che siano delle macchinette, sono degli schiavi così, ma è tutto sbagliato. Sono autisti che vengono chiamati con le loro belle auto da portare vari clienti destra e sinistra e non hanno orario.
Per cui quando vi capita di prendere queste vetture blu, di, non dico tanto, ma di avere rispetto anche dell'autista, perché non sapete ancora iniziato, non sapete se ha pranzato, se ha mangiato, se ha cenato, non sapete nulla. Tanti invece sono arroganti e dicono: autista portami qui, autista portami di là, e comandano. E insomma, un po' di rispetto anche per questi signori, perché sono al nostro servizio, sono d'accordo, ma non sono i nostri camerieri. Per cui, come capita spesso, o anche quando magari si va al ristorante, no? Dicono: ma sì, il cameriere è pagato, e lo trattano proprio senza nessun rispetto. Sono d'accordo, anche lui stipendiato per servirci a tavola, ma non è un servo schiavo. Per cui, gentilmente, per rispetto di queste persone che ti servono a tavola, c'è da chiedere per piacere, per favore, e trattarli come persone umane, non come bestie o schiavi, come ho già sentito, visto, assolutamente. Qui sbagliamo tutto. Purtroppo ho visto scene del tipo che a questi autisti gli vengono ordinato di correre e va in mezzo al traffico a fare i pirati. Guardate che loro, se fanno un errore, gli ritirano la patente, hanno finito di lavorare, se hanno una famiglia, non la mantiene più nessuno. Per cui rispetto per queste persone qua. Grazie. Un caro saluto questa notte al mio carissimo amico Renzo, la mia carissima amica Cristina, Maurizio DJ, un abbraccio, molto simpatico, ascoltate le sue dirette che sono veramente qualcosa di particolare, simpatia a non finire. Un abbraccio grande grande, un saluto a mio caro fratello, al mio caro amico fratello Giovanni e Antonella. Vi voglio molto bene. Un bacione, un abbraccio grande grande. Questa sera voglio farti un po' di compagnia con questa dolce musica. Per un momento chiudete gli occhi e viaggiate con me nel buio. Qualche stella che magari brilla nel cielo, immaginate una notte così come questa sera, che siamo, diciamo, ancora in fase vacanziera, che però le città sono ancora, non dico vuote vuote, ma insomma non è che c'è quel gran movimento. Fate conto che siete in riva al mare, sentite le onde del mare, siete solo voi, sentite quell'aria di salsedine, quel profumo di pino, sì, tipo pino silvestro proprio, giusto? Qualcuno magari riderà anche, ma quando siete al mare che sentite quel profumo di resina, pino silvestro, che ci volete fare? È quello, troppo simpatico, bellissimo, mi piace. E sentire quel profumo lì in mezzo alla natura è qualcosa di fantastico, ci siete appena voi. Chi ascolta in diretta quest'ora, siamo alle 23:45. Stasera vi terrò in compagnia un po' di più. Tra le mie papere e i miei sbagli, perdonatemi, vi faccio compagnia e faccio passare qualche minuto, almeno ridete un po', dai. Anche perché immagino, per quelli che hanno iniziato a lavorare oggi, sarà stata anche abbastanza dura, magari qualche rimprovero,
qualche rosicamento di fegato, rosiconi, ci sono anche quelli, per cui dai, stasera rilassatevi, cercate di prendere sonno se potete. Magari c'è anche qualcuno che sta partendo, ma non partendo per lavorare, magari sta partendo per qualche servizio di leva, no, non c'è più d'obbligo, per i volontari che magari stanno prendendo il treno, stanno lasciando la famiglia a casa e si sentono un po' soli, ecco, magari sono già anche in treno, chi magari in macchina e chi hanno la famiglia lontano, chilometri e chilometri. Pensate anche a quella povera gente che a quest'ora si sta mettendo in viaggio anche per lavorare, anche quelli lasciano la famiglia, che lascia l'amorosa, e c'è anche quello che magari la fa più bella, esce fuori di casa dalla moglie per andare in casa dell'amante. Buonanotte a quello. E questa è l'ora dei tradimenti e dei pentimenti. Cari amici, non fatevi beccare, perché con le mogli hanno le antenne e se sentono l'odore di tradimento siete finiti. E credetemi, non potrà andare tanto alla lunga, per cui occhio a quello che fate e come lo fate. Attenzione! E se la notte porta consiglio, state bene a casa vostra, lasciate l'amante, magari lasciatela a qualche ragazzo più giovane, che ormai abbiamo una certa età per l'amante. Ragazzi, ragazzi, ormai io mi rivolgo a quella generazione che, insomma, hanno superato i 20 anni, mettiamola così, che pensano ancora al divertimento, credono magari di essere ancora giovani, di avere tante possibilità. Ci guardiamo allo specchio, ormai abbiamo raggiunto una certa età, bisogna fare i bravi, siamo perdere tradimenti e pensiamo ai pentimenti, che dobbiamo scontare una pena. Dai, pensiamo al divertimento, non al tradimento. Andiamo in un bar, ci andiamo a bere qualcosa, ascoltiamo un po' di musica e magari respiriamo un po' di aria fresca da qualche parte, in riva al mare, in riva a un fiume, vicino a un torrente, che magari senti anche la musica dell'acqua che scorre, che è un qualcosa di fantastico. Thank you.
nottamboli siamo come stelle, brilliamo di notte, ma il giorno andiamo a sparire lentamente. Non ci siamo più, ritorniamo tutti a letto, per chi può. Caro amico Renzo, gli ricordo che domani è sabato e non ti voglio sentire. Sabato non ti voglio sentire, domenica non ti voglio sentire e lunedì non ti voglio sentire. Martedì va bene e tu lo sai perché. Scusate se dico la parola purtroppo, ma conoscendolo, domani, domenica e lunedì, qualcosa farà, combinerà qualche pasticcio. Martedì lo vedremo tutto nero, poco ma sicuro. E come posso immaginare, avrà sempre qualcosa da fare. Questo mio grandissimo amico è peggio di una trottola. Gira, gira, fa, disfa, fa, non sta fermo due minuti. Voglio vedere se mantiene la promessa di oggi. Ricordi Renzo oggi cosa hai detto? Fino, se non sbaglio, no? Fino a martedì mattina tu non ci sei, no? Ci sei martedì mattina, sì, lunedì, bravo. Dai caro Renzo, che questa sera ho la mente molto corta, ma non so perché, forse i problemi, ma nemmeno, non lo so, ce l'ho distratta, dire vuota, boh. Non so se si potrà dire con la testa vuota, anche perché l'altro giorno sentivo qualcosa che ballava dentro, ho fatto una radiografia e mi hanno trovato due neuroni che hanno fatto un frontale, forse per quello che adesso mi sento un po' vuoto di memoria. E insomma dai, comunque se parlo un po' in modo strano, che sbaglio parole, qualcosa, non fateci caso, sono i neuroni che sono in coma, per cui io di conseguenza gli vado dietro. Ascoltate sempre Radio Cristina, Studio 3, Radio DJ, Maurizio DJ, scusate, cosa ho detto, ho i neuroni fuori. Infatti oggi sentivo delle urla, c'è nessuno? E infatti non c'era nessuno, ho il cervello che è andato all'estero. Dai, dunque ascoltate Maurizio DJ, Studio 0. Poi c'è Studio 1 di Renzo e sempre letteralmente radio, per cui ascoltatela che merita, Radio Yoga Network, @gmail.com per chi ha voglia di scrivere qualcosa, magari qualcuno che si vuole lamentare dalle mie dirette un po' così così, che ci volete fare? Ormai l'età mi tira brutti scherzi. Un altro saluto a un caro amico che fa anche lui un lavoro proprio. Saluto il mio caro amico Andrea, che in questo momento suppongo che è di servizio in autostrada,
che fa rifornimenti, responsabile di piazzale, insomma, lavoro anche quello di responsabilità. Poi specialmente di notte, non sai mai chi ti può arrivare in un'area di servizio in autostrada. Anche quello sembra un lavoro tranquillo, ma credetemi, c'è da stare molto con gli occhi aperti. Dai Andrea, questa notte siamo con te. Questa nostra amica si chiama Luzzi, che ha parlato col mio amico Renzo. Gli auguro anche lei magari, insomma, di domani di fare molto relax, e dopodiché la invidio se va al mare, perché sapendo che immagino che sia zona Bologna, per cui volendo sei anche vicino al mare, beata te. Io sì, abito in Sicilia. Infatti sto modulando qui da Enna, il mio è Studio 2, Enna in Sicilia dove sto parlando è... Sì, tanti diranno, sei vicino al mare, e vabbè, ma ce n'è di strada, non è così semplice. Poi sapete, questo è un periodo che andare al mare qui in Sicilia è un po' un piccolo macello, c'è troppa gente. Io di solito aspetto fine settembre, che si sta benissimo e non c'è quasi nessuno. E la spiaggia me la godo tutta io. Se sono fortunato c'è anche il sole, se no altrimenti mi godo appena la spiaggia. Sera mi sento anche di dare un consiglio a quelle persone, quegli uomini che hanno superato i 70 anni. Se per caso vi capita che una ragazza di 20, di 30 anni ti dice che è innamorato di te, e caro mio, non ti illudere, non ti montare la testa, al limite puoi essere innamorato del tuo portafoglio, non gli credere. Oggi non ho mai visto una ventenne prendersi una cotta per uno di 70 anni, ma nemmeno nelle favole di Pinocchio ci sono certe storie, per cui non montatevi la testa, dai, che a 70 anni una di 20, ma nemmeno vi pensa. Oddio, se avete un portafoglio bello pieno, allora, sai che amore, come viene l'amore? Come una scheggia. Amare, figliuoli, tutti, tanto l'amore, volettevi bene. E gli uomini maturi, lasciate stare le ragazzine, anche perché resta la figura proprio da, non so, si può dire, pirla, ecco. Lasciate perdere, lasciate che ognuno corra dietro a quelli della loro età, ogni cosa ha la sua età, ha i suoi tempi, e ormai il nostro tempo l'abbiamo fatto. Thank you.
Dopodiché mi senti dare un altro piccolo consiglio che poi magari, vabbè, non mi si verrà mai neanche mai ascoltato, ma quando passa qualche ragazzina, qualche ragazza, qualche signora, non state a guardarla, a fissarle con la bocca aperta. Non mi sembra il caso, dai, è poco carino, poco gentile. Stringete i denti, girati dall'altra parte, usate la fantasia, perché appena quella si può usare, punto e basta. Lo chiedo proprio per favore, specialmente in certe località di turismo dove col caldo ragazze che sentono caldo hanno vestiti molto ridotti, corti, ma lo fanno per un loro comodità, non perché vogliono provocare. Non lo pensiate, per l'amor del cielo, dai. Poi c'è un altro problema, un altro pericolo, secondo me un pericolo, su Facebook, su questi social. Quando una ragazza vi dà il buongiorno, non vuol mica dire che con quel buongiorno è innamorata di te, assolutamente, è soltanto gentilezza ed educazione. E se mettete una foto vostra e qualcuna ragazza, signora, ci clicca sopra mi piace, non è mica detto che ti fa la dichiarazione di matrimonio, ha messo un semplice mi piace e nulla di più. Non cominciate a dire quella è innamorata di me, proprio avete sbagliato tutto dalla vita. Chiedere una grande cortesia a tutti, quando vedete cani randagi, gatti, gattini, qualsiasi tipo di animaletto, mettete una piccola ciotola di acqua fuori dalla porta e non trattateli male, non dategli calci, non tirategli sassi, rispettateli per favore, perché ogni tanto si vedono scene del tipo che un cane randagio allora si allontana subito con dei calci, con dei sassi, ma non vi fanno nulla. Loro non cercano niente, cercano appena un po' d'amore, un pezzo di pane, un goccio d'acqua. Non vogliono né attaccarvi né aggredirvi. Cani, gatti, non sono persone. Loro sanno amare. Purtroppo noi umani non sappiamo neanche cosa vuol dire amare. Thank you.
Insomma, dai, ci sono tanti piccoli problemi che tutto da vedere, da sentire. In giro per strada se ne vedi tutti i colori, purtroppo. Amici nottamboli carissimi, siamo già a mezzanotte e 7 minuti. E ancora non avete sonno? Nemmeno io. Attenzione, la sera leoni, al mattino. Buona giornata. Fatevi rapire dalla notte, lasciatevi trasportare dal vento della notte, da quell'aria fresca e leggera, chiudete gli occhi. Sognate e sognate, sognate un mondo migliore, sognate le cose più belle che possono accadere, sognate di fare la. Secondo me la notte è fatta per rilassarsi, per non pensare più niente, togliere tutti i problemi dalla mente, sognare, viaggiare con la mente, viaggiare nei ricordi, viaggiare nel futuro. La notte è fatta per questa e niente di più. Per i problemi ci pensa il giorno, pensiamo alla notte. Noi siamo nottambuli, siamo qui appena per sognare. Amate, amici miei, amate, ricordatevi sempre letteralmente, perché letteralmente radio con tante radio dentro. Per chi può interessare il gruppo Telegram, siamo t.me/finestra libera. Vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.online. Indirizzo di posta elettronica radioyoganet.org@gmail.com. È la nostra droga, si viaggia, si naviga, si guarda cosa c'è nell'oscurità, si pensa, si sogna, si immagina.
qualcuno a quest'ora, per chi è in diretta, mezzanotte 12 minuti, si sarà già stancato di ascoltarmi e sta andando a letto. Gli auguro una buona notte. Dormire, che avete già sonno, beati voi. Purtroppo io, come tante altre persone, non riusciamo ad andare a letto a dormire, un po' per il caldo, un po' per tante cose. In questo momento sto pensando a quelli che lavorano in un ospedale, specialmente l'infermiere, perché i dottori bene o male si vanno a riposare, ma gli infermieri sono sempre in trincea, rispettateli anche loro, sono sempre lì pronti a correre il vostro soccorso, hanno tanta pazienza, lo so, sono pagati, per carità, ma ci vuole anche cuore per fare quel lavoro lì. Infermiere è un lavoro, una persona che veramente, per conto mio, è una persona sacra, va rispettata al massimo, perché quello che ti fa un'infermiera non te lo potrà mai fare nessuno. Dai, niente, penso di avervi annoiato abbastanza, magari per qualcuno ho tenuto compagnia, gli avrò fatto piacere, a me tantissimo stare in compagnia con voi. Vi mando un abbraccio grande grande, vi auguro una buona notte, qualche minuto di musica. Rinnovo i miei saluti al mio amico Renzo. Mi raccomando, Renzo, non ti voglio sentire per il fine settimana, eh? Capito? Ok. Saluta Cristina. Un abbraccio grande, Cristina. Maurizio DJ, che è una carissima persona. Lucy, una carissima persona. Un abbraccio, anche se non ti conosco fisicamente, ma un abbraccio. E saluto a tutti quelli che quest'ora si aggiungono nel gruppo. Benvenuti, mi fa molto piacere se venite nel gruppo di Finestra Libera di Telegram, t.me/finestra libera. Radio, perché ha tante radio dentro. Io vi auguro la buonanotte e ci si ascolta domani con un'altra notturna. Un abbraccio a tutti.